Ancora una volta siamo ad Expo, non mi stuferò mai di dirvi che ci siamo abituati a vivere alla grande qui, non solo per sapori, odori, profumi, ma anche perché si possono vivere delle emozioni forti. E devo dire che io avevo visto più volte l'albero della vita, quella che c'è alle mie spalle, tra poco ci avviciniamo in TV. Beh, 37 metri, è una cosa impressionante, imponente, bello. C'è una vita attorno, racconta poi lo spirito di rinascita di questo Expo, ma non solo, no? Del nostro pianeta, in un quartiere dove viene celebrata l'Italia. Padiglione del vino, e poi ancora il Sud Tirolo, l'Irpinia, la Liguria, la Calabria. Insomma, scoprire l'Italia al meglio in pochi metri, in poche centinaia di metri. Quindi continuiamo il nostro viaggio. Padiglione Italia è una gran bella scoperta, un impatto fantastico. Intanto il design vuole ricreare quella che è una foresta urbana, e infatti insomma è la prima suggestione che suscita questo posto. Poi che dire? Beh, intanto è bello perché questo edificio è praticamente quasi tutto a impatto zero. Sì, perché vi spiego. Allora, intanto sono tutti pannelli fotovoltaici, poi hanno usato un cemento particolare che si chiama biodinamico, il quale cosa fa? In sostanza incamera alcune sostanze che sono inquinanti e le trasforma in sali inerti, che vuol dire insomma che depura l'aria. Quindi il cemento che viene utilizzato serve proprio a depurare l'aria. E poi ancora, pensate, la malta è costituita per l'80% da materiale di riciclo. Insomma, davvero un occhio al mondo, a quello che ci circonda, non solo per quanto riguarda il cibo e l'alimentazione, perché si sa che noi in Italia siamo bravi, ma anche proprio per dare importanza a quello che è l'impatto di ogni azione dell'uomo sul nostro fantastico pianeta. Sono il più bravo di tutti, non vorrei dirlo, ma non vedo nessuno che abbia... Oh, il logo! Beh, direi che ho beccato esattamente il punto migliore per fermarmi. Abbiamo girato parecchio quest'oggi e continuiamo a farlo anche da seduti, perché qui ad Expo non ci si ferma mai.